Cosa indossi in questo momento? Indosso una canotta di motivi semplicissima e mallina e le leggings, le semplici leggings di Calzedonia. Sei mai stata innamorata? Sì. Hai mai avuto una brutta rottura? Tantissimissime anni fa, sì. Quanto sei alta? Possiamo saltare la sua domanda? Vi prego, questa domanda sappiamola. Quanto sono alta? Quanto sono bassa? Sono alta 1,60, quindi sono veramente piccola. Ma nella brutta piccola ce n'è uno buono. Quanto pesi? Peso intorno ai 52 kg. Piercing? Eccolo qua. Coppia nella finzione? E sinceramente non mi viene in mente nessuna coppia, quindi niente, nessuna. Show preferito? Nessuno show preferito. Band preferita? I Take That, comunque sono One Direction di oggi. E ai miei tempi ero innamoratissima di Take That, specialmente di Robbie Williams. Per me, io ero una pazza scatenata per loro. Qualcosa che ti manca? Ma credo non mi manchi niente in particolare perché sono felice. Però ogni tanto sento la mancanza di mio nonno perché io prima abitavo sopra di lui e comunque quando scendevo giù andavo sulla pianoforte, lui mi fermava sempre, mi prendeva per un braccio e diceva vieni qua dal nonno, tac, beccata. E mi parlava, lui è una persona molto religiosa e comunque mi diceva ricordati questa cosa che poi vedrai quando non ci sarà più così. In realtà penso proprio che mi manca tanto, quando spesso e volentieri mi viene in mente e dico cavolo non c'è più mio nonno. E lui mi manca. Canzone preferita? Vivere di Vasco Rossi. Quanti anni hai? Quanti anni hai? Quanti anni ho? 36. Segno zodiacale, cancro. Qualità che cerchi in un partner? Allora, prima cosa, la sincerità. E poi la dolcezza. Citazione preferita? Ma io direi vivi e lascia vivere. Attore preferito? Kevin Costner e Ben Affleck. Colore preferito? Colore preferito? Fucsia. Musica ad alto o a basso volume? Alto. Dove vai quando sei triste? Mi chiudo in me stessa e cerco di capire qual è la causa della mia tristezza. Quanto tempo impieghi a fare la doccia? Allora, dipende se lavo i capelli. Se lavo i capelli ci impiego anche mezz'ora. Se invece devo fare una doccia veloce, 10 minuti via. Quanto tempo impieghi a prepararti la mattina? Ma dipende anche questa cosa qua, dipende cosa devo fare, dove devo andare. Se devo fare una commissione, così devo uscire velocemente, anche 10 minuti e via. Se no, mezz'oretta, 20 minuti. Dipende dall'occasione, da quello che devo fare. Hai mai fatto una rissa? Rissa, direi di no. Però quando avevo 18 anni, quando avevo 20 anni così, ho fatto qualche litigata, dai, qualche litigata l'ho fatta. Cosa ti accende? Un bel piatto di lasagne. Cosa ti spegne? Guardare il telegiornale perché mi dà una tristezza, perché tutte le volte che cerco di seguire il telegiornale mi rendo conto che ci sono solo brutte notizie, quindi dico ma no, non è possibile. Se no vado mi spegni proprio completamente. Per quale motivo hai aperto il canale? Io ho aperto il canale perché dopo aver avuto Riccardo comunque praticamente con due bambini mi sentivo mi sta sfuggendo tutto di mano, nel senso che comunque ho cominciato ad avere poco spazio per me stessa. Io comunque sono abituata ad ritagliarmi sempre un piccolo spazietto per me. E questa cosa qua l'avevo persa, mi faceva stare tanto tanto male questa cosa, che comunque con un bambino di 4 anni, con un bambino di pochi mesi c'è tanto da fare, ovviamente devi dedicarti a loro. E così ho deciso di aprire il canale e di riconquistare il mio spazio e dedicarlo a me stessa e alla mia passione, a una delle mie passioni. Paure? Paure? Beh sì, ce ne sono, dai. Ultima cosa che ti ha fatto piangere? L'ultima cosa che mi ha fatto piangere è Extreme Makeover l'altra sera quando ho visto Extreme Makeover, una famiglia che comunque mi ha fatto commuovere un sacco. Quindi.
l'ultima cosa che mi ha fatto piangere. L'ultima volta che ho detto ti amo a qualcuno? Prima mio figlio, prima di dare il bacino della buonanotte. Qual è il significato del nome del tuo canale? Silvia, il mio nome, di Lecce, cognome. Il libro che stai leggendo in questo momento? Il libro che sto leggendo è Un posto nel mondo di Fabio Volo, lo sto rileggendo per la seconda volta, mi piace un sacco. L'ultimo libro che hai letto è Fate bravi di Lucia Rizzi, la famosa tata che ha fatto trasmissione sulla 7, molto interessante. L'ultimo show che hai visto? Ma non mi ricordo perché ultimamente proprio la televisione la guardo pochissimo. L'ultima persona con cui hai parlato? L'ultima persona con cui hai parlato è mio figlio, Christian. Che relazione c'è con l'ultima persona con cui hai parlato? Che relazione c'è? Un amore immenso, direi proprio, sia da parte mia che da parte tua, perché ci siamo innamorati proprio io e lui. Cibo preferito? Cibo preferito. Pizza. E McDonald's. Posto che vuoi visitare? Dubai, New York. L'ultimo posto in cui sei stata in vacanza? In Romagna. Hai mai avuto un incidente? Sì. L'ultima volta che hai baciato qualcuno? Prima i miei bimbi, prima di mettere a nanna. L'ultima volta che sei stata insultata? L'ultima volta che sono stata insultata. Allora, a tu per tu, credo che risale tantissimissimi anni fa. Però penso che mi abbiano insultato alle spalle, ma così tanto. E io ho questa povera gente. Gli mando tanti bacioni! Gusto caramella preferito? Menta! Il pezzo di gelo che preferisci? Non mi piacciono i gioielli, assolutamente non amo gioielli. Preferiti. I preferiti sono quelli a cui sono legata affettivamente, che è la fede. E vabbè, il solitario. Pochissimi gioiellini, perché comunque veramente poco. Basta. L'ultimo sport che hai praticato? La zumba. L'ultima canzone che hai cantato? Ninna nanna ninna ho questo bimbo a chi lo do, riccatino, devi dormire, se no la mamma non fa video. L'ultima volta che sei uscita con qualcuno? L'ultima volta che sono uscita con qualcuno risale a tantissimissimissimissimissimi anni fa. Chi vuole che risponda al tag? Ma chi ha voglia di rispondere lo faccia pure.